Buongiorno amici di Praticamente. Oggi voglio farvi vedere questa mia passione. Io adoro fare all'uncinetto. Creo diverse cose, pupazzi, bambole, decorazioni, cose per la casa, insomma, un po' quello che mi serve, quello che mi ispira. In vista del Natale volevo farvi vedere qualcosina. Iniziare con uno schema molto molto semplice e carino, e sarebbe questo alberello semplice da realizzare, e poi soprattutto è uno schema che si presta un po' a tante cose, nel senso che con questo, realizzandolo magari in cotone invece che in lana, si può fare una bellissima presina da regalare. Io ne ho fatte ad esempio due, unendoli potrò imbottirli con un po' di imbottitura sintetica, magari fare una decorazione per l'albero, metterlo vicino alla maniglia della porta, oppure unirlo e potrò fare, magari metterci dei cioccolatini, delle caramelle e regalarlo. Realizzandolo un po' più piccolino, magari sempre in cotone, si può diventare una busta portasoldi. E quindi, non so, per i vostri nipotini potreste aggiungere, diciamo così, il regalino di Natale in soldini e metterlo all'interno. Ovviamente questo poi può essere anche decorato con dei nastrini, possiamo metterci delle piccole palline fatte in feltro, insomma, poi sta un po' alla vostra fantasia. Vi faccio vedere allora come iniziamo e quello che useremo. Io uso un uncinetto in alluminio molto leggero, vedete, questo qua è un 4. È un 4, è quello con cui io mi trovo più comoda, però insomma, cambio. Adesso ho comprato anche quelli a LED per la lana, per i filati, diciamo, quelli più scuri. Arriveranno, poi vi farò vedere, magari faremo pure un unboxing. Allora, mi trovo molto bene con questa lana. Per i miei amigurumi è stupenda perché ha un'ottima resa. I pupazzi, le mie bambole stanno. Sono rigide al punto giusto, cioè non sono dure, quindi per i bambini vanno benissimo, però allo stesso tempo diciamo non si piegano, non stanno belle su, stanno dritte, hanno inoltre i colori sono anche molto belli, quindi bravo, si lavora, vedete, con aghi 3 4 e 3,6 nella misura americana. Allora, ovviamente questo con la lana, poi potrete usare anche altri cotoni, cotone, vedete, un 5, un 8, un 3, a seconda di quello che volete fare. Ovviamente cambiate poi gli uncinetti. Iniziamo. Iniziamo, io ho un po' di lana così che mi è rimasta di un altro gomitolo, e quindi inizio con questa. E quindi si inizia così, questo lavoro, così come un po' tutti gli amigurumi si usa con l'anello magico. Ecco, l'anello magico si fa così, quindi giro due volte e faccio un punto basso all'interno. Ok, questo in generale è l'anello magico. È un anello molto comodo perché io posso stringere e allargare così come voglio. Ok, allora. Per fare l'alberello dobbiamo però lavorare le maglie alte. Allora, facciamo quindi all'inizio 3 catenelle, che equivale ad una maglia alta. In questo anello magico lavoriamo 9 maglie alte. Ok, quindi questa è la prima, ne lavoriamo altre 8. 2. 3, 4, 5, spero si veda bene perché è il primo tutorial che faccio. Ok, quindi sono 6, 7, 8,
8 e 9, ecco qua, ne abbiamo fatte 9. Adesso tiriamo il filo, vedete come scorre, perché questo è comodissimo. Abbiamo fatto una specie di ventaglio con 9 maglie alte. Ok, adesso giriamo il lavoro, 3 catenelle, e lavoriamo un'altra maglia alta all'interno della prima, del giro sottostante. Ok, bene, adesso lavoriamo 3 maglie alte nelle 3 sottostanti. Ok, quindi 1, 2 e 3, e nella maglia centrale sottostante, quindi erano 9, ne abbiamo lavorata una e altre 3, quindi nella quinta, quella centrale, lavoreremo 5 maglie alte tutte qua dentro. E la stessa cosa faremo dall'altra parte, quindi 3 maglie alte più 2 lavorate insieme nell'ultima maglia sottostante. Questo qua è il risultato, ok? Giriamo di nuovo il lavoro e iniziamo il terzo giro. Quindi nel terzo giro lavoreremo sempre le prime 2 maglie alte qui, nella prima, e poi lavoreremo 6 maglie alte. Qui 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Sono 2, ne ho lavorate insieme, vedete, e poi ne lavoro 6. E sono arrivata alla maglia centrale, ok, dove lavorerò 5 maglie alte sempre. E 5. Allora, quindi 5, adesso lavoriamo il restante delle maglie alte. Rimane sempre l'ultima vuota nella quale lavoreremo 2 maglie alte insieme. Ok. Quindi praticamente si lavora così, sempre la prima, nella prima maglia 2 maglie alte doppie, e poi si aumenta di ogni giro di 3 maglie alte, ok? Quindi faremo 3, 6, 9, 12 fino alla 15, ok? Sempre nella maglia centrale invece le 5 maglie alte lavorate insieme. Ecco, allora abbiamo adesso tagliato il filo, abbiamo finito la prima parte dell'alberello, quindi lavoreremo adesso a partire dalla 12ª maglia la seconda parte dell'alberello, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, allora facciamo un primo punto basso e facciamo altre 2 catenelle. Giriamo il lavoro e fermiamo il filo, quindi lavorando 2 maglie alte, abbiamo detto una che viene sostituita dalle prime 3 catenelle e la seconda maglia alta nello stesso punto. Lavoriamo successivamente 7 maglie alte.
5 maglie alte nella catenella centrale e poi ripetiamo dall'altra parte. Giriamo il lavoro, facciamo 3 catenelle, un'altra maglia alta nello stesso punto e lavoriamo 10 maglie alte. Rientriamo nella decima maglia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi prime 3 catenelle, poi facciamo punto alto nella stessa maglia, lavoriamo 4 maglie alte, 4, 5 sempre nella maglia centrale, ora uniremo le due parti che abbiamo fatto con un giro di punto basso, però ci bloccheremo qua in modo da lasciare l'apertura, vedete, per inserire quello che volete, caramelle, dei calzini, soldi, quello che volete. Dunque così possiamo fare la bustina. Allora, quindi faremo un giro di punto basso prendendo le due estremità. Ok. Tiriamo il filo, ok. Così lo abbiamo unito. Tagliamo i fili perché tanto questi sono tutti bloccati. E 3,
queste qua imbocchiamo. In genere li faccio perdere dentro al lavoro. Ed ecco qua. Quindi questa è la tasca, dentro metterò dei calzini, delle caramelle, un rossetto, uno smalto. Diciamo che invece di comprare il sacchettino regalerò qualcosa che poi potrà rimanere e appenderlo magari vicino all'albero. Qua alla sommità metteremo un nastrino che chiuderà, magari con un bigliettino. Vi faccio vedere le altre cose che ho fatto. Allora, questo ho lavorato con un uncinetto un po' più piccolo, quindi con un numero 3. Questo, non so se vedo il numero 3. E ho fatto una presina. Ho incollato dei cuoricini, voi se avete qualsiasi altra cosa potete farlo, e ho fatto con 8 catenelle l'asola superiore, perché ho rifinito sempre con un giro di punto basso, e ho fatto poi 8 catenelle che ho richiuso. Questo è un altro alberello che ho fatto, che attaccherò vicino ad una ghirlanda fuori porta, che poi vi farò vedere. Quindi alla fine si possono creare tante cose. Ripeto, con il cotone verrà molto più piccolo, magari con un uncinetto più piccolo, ovviamente avremo una bustina più o meno di queste dimensioni. Dentro potrete metterci ad esempio dei soldi per i nipotini. Ok, ci vediamo per il prossimo tutorial. Arrivederci.